siamo proprio felici, emozionati, onorati di essere qua alla prima edizione del Wonderful Sila Festival che si svolge stasera 12 agosto a partire dalle 16 fino a l'una di notte, per cui speriamo, incoraggiamo, invitiamo a venire tutti qui a Cotronei, perché questo sarà un grandissimo festival musicale per valorizzare anche questo meraviglioso territorio. Ci sono più fattori che inducono a invitare a venire, la musica innanzitutto non stop per tutti i gusti, il museo Mia Martini che è doveroso esporre materiale cimeli di Mimì in terra sua natia, per cui tutto un insieme di fattori che ci fanno una certa magia per esserci qui stasera tutti. Era doveroso, oltre che il piacere di essere qua, consacrare, diciamo, quello che è la territorialità di questa magnifica area. L'abbiamo fatto con la musica perché è il miglior veicolo promozionale per i giovani, per tutti i gusti, perché c'è stata musica per tutti i gusti. C'è stata la cultura perché abbiamo fatto l'esposizione per la prima volta dei cimeli, degli oggetti personali di Mia Martini in questa terra natia, per cui era doveroso anche ricordarla e consacrare Mimì. Abbiamo avuto tutti gli ingredienti per far sì che questa prima edizione veda il nascere di una lunga serie di edizioni in questi anni, sempre di più, sempre meglio, perché di fatto abbiamo dimostrato con i fatti che si può fare le cose per bene in un territorio come questo. Allora, ho accettato questo invito perché Mimì adorava la sua terra e questo mi fa piacere, cioè non dimenticarsi le proprie origini, e io ho voluto e ho accettato di questa, diciamo, portare Mimì a casa sua perché sentivo che lei lo desiderava. Tra l'altro, non a caso adesso stanno cantando una canzone di Renato Zero incredibile, dove parla proprio di tutte le cose che ci sono qui, tra cui la frase dei suoi enormi cappelli, che ce ne sono qui quattro. Lei era amante dei cappelli. Mimì era legata profondamente alla realtà delle cose. Quello che a me piaceva dell'artista, ma della donna, era la sua coerenza. Si spezzava ma non si piegava, e questo è bello, perché il fatto di essere responsabili delle proprie azioni e la coerenza, cioè la vita non è fatta solo di cose belle, è fatta anche di cose meno belle, e vanno accettate tutte e vanno prese con coerenza e vissute, e lei mi ha insegnato questo, a vivere intensamente la felicità, il dolore, il bello e il brutto delle cose. Ecco, per la prima volta dopo 30 anni sono tornati tanti oggetti e cimeli personali, e quindi è un'occasione davvero quasi irripetibile per noi. Sì, esatto, ho voluto sposare questa cosa proprio perché questa settimana cade con i nostri 30 anni della promessa, come ho detto prima in conferenza, è una promessa che ho fatto 30 anni fa sulla spiaggia di Palinuro, e guarda caso oggi sono qui in Calabria a casa sua. Lei 30 anni fa era a casa mia e oggi sono qui a casa sua, per me è un onore.